Noi ci rimettiamo tutto il massimo impegno e con nuova lena. L'elemento positivo è che grazie all'articolo 81 del regolamento del Senato abbiamo rimesso in campo la riforma della portualità con un canale prioritario che dovrebbe agevolare nei tempi l'approvazione quantomeno al Senato. Noi contiamo entro la pausa natalizia di mandare la legge alla Camera per la definitiva approvazione o comunque per attenderla per una terza lettura. Speriamo sia la volta buona, noi ce la mettiamo tutta nella consapevolezza che il testo di legge è un testo ancorché migliorabile, comunque una buonissima base di partenza. La legge presenta delle criticità in ragione del fatto che è una legge di circa 20 anni fa, che ha avuto per buona parte della sua vita fino al 2002 delle manutenzioni, degli interventi di aggiornamento costanti e poi dal 2002 si è interrotta l'attenzione prevalentemente del governo, un po' meno del Parlamento, ma senza riuscire nei propri sforzi ovviamente a continuare questo aggiornamento e soprattutto a finanziarla con leggi settore ad hoc. Noi contiamo che appunto con questa legge sostanzialmente si chiude la stagione dell'84-94, perché probabilmente dal punto di vista normativo noi avremo la necessità anche di guardare alla portualità del 2030, del 2050 e probabilmente dovremo, come dire, affrontare una discussione molto impegnativa anche dal punto di vista della deformazione dell'architettura che fino ad oggi ha ben retto. I punti essenziali sono questi: innanzitutto le risorse ai porti, lasciare ai porti le risorse che essi stessi producono, l'autonomia finanziaria. I porti italiani generano un gettito di circa 13 miliardi l'anno. Lasciare l'1% dell'IVA che producono vuol dire sostanzialmente lasciare ai porti la possibilità di 130 milioni in anno e con l'attivazione di linee di credito a lungo e lunghissimo tempo, con la Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe voler dire davvero un volano importante per l'ammodernamento infrastrutturale. L'altro elemento sono le norme di pianificazione, riuscire a dare ai porti norme che consentono l'approvazione dei piani regolatori in tempi ragionevoli, non in tempi biblici. Oggi ci mettono più da 10 a 15 anni, una buona legge dovrebbe avere l'obiettivo, come questa lo ha, di realizzare l'approvazione dei piani regolatori portuali in non più di 2 anni. Il tema dei dragaggi è un altro tema su cui la legge ovviamente si impegna e cerca di anticipare in norma quei principi che non sono stati ancora definiti con il decreto. E ovviamente la questione dei servizi tecnico-nautici, la questione ovviamente di tutelare servizi che garantiscono la sicurezza negli specchi acquei portuali e ancora la questione di più poteri al Presidente dell'autorità portuale e all'autorità portuale, al Presidente nella gestione ordinaria e soprattutto all'autorità portuale dal punto di vista della gestione unica ed esclusiva del demanio marittimo e la capacità di coordinamento degli altri enti. Insomma, credo ci siano elementi, come dire, importanti e di valore per non aprire una discussione, ma cercare ovviamente di portare a casa il risultato nel più breve tempo possibile.